Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che è dedicato a chi pensa di partire prossimamente per un viaggio in solitaria. E per l'appunto non potete assolutamente non conoscere questi sei errori da evitare assolutamente quando state per partire per un viaggio in solitaria. Ho un po' di cose da dirvi, quindi partiamo subito con il primo errore, che è quello di non condividere i propri piani di viaggio. Quindi il mio consiglio è quello di informare la maggior parte delle persone che potete, quindi parenti e amici, su quelli che sono i vostri piani, il vostro itinerario, diciamo così, in modo tale da avere sempre qualcuno che possa nel caso anche aiutarvi, perché non c'è niente di peggio che essere da soli in un momento di difficoltà. Secondo errore da evitare, non preparare tutto il necessario per il vostro soggiorno. Preparare un viaggio in solitaria prevede il doppio dello sforzo, quindi è meglio essere molto bene organizzati per evitare delle disavventure. La prima cosa da fare è partire con almeno una copia del proprio passaporto, oltre a quello originale, diciamo così, perché potrebbe capitare in qualsiasi momento di smarrirlo e magari e avere difficoltà burocratiche legate allo smarrimento, quindi è sempre meglio averne una copia. Prima di partire fate anche una stima realistica del budget che vi servirà in viaggio, quindi tutto quello che andrete a spendere, cercate di rispettare questa lista, questo budget che vi siete dati in maniera tale da evitare brutte sorprese. In ogni caso portatevi sempre o la vostra carta di credito o il bancomat più alcuni contanti in maniera tale da evitare brutte sorprese e di rimanere senza soldi durante il viaggio. In più, il consiglio che vi do per i contanti, anche per le carte di credito, è quello di metterle in almeno due posti separati, quindi una carta di credito, o il bancomat nel taccuino con alcuni contanti e in più, magari alcuni contanti, in marsupio, in una cintura portasoldi che vi avevo consigliato un po' di tempo fa, in maniera tale che se vi rubano il taccuino non siete completamente senza soldi, avete dei contanti di riserva, diciamo così. Infine, per evitare sorprese, informatevi sulle condizioni mediche e se è il caso di farvi un'assicurazione, che è sempre consigliata in ogni caso, in maniera tale da essere pronti a qualsiasi evenienza. Terzo errore da evitare è quello di non essere sufficientemente diffidenti e magari anche un pochino bugiardi. Quando si viaggia da soli la tensione non è mai troppa e anche a costo di risultare un pochino scontrosi è sempre meglio avere una soglia della tensione molto alta. Non abbiate paura di mentire, mi è capitato di dire guarda, ho l'anello, sono fidanzata o sono sposata per evitare incontri un pochino spiacevoli, magari qualcuno che cerca di attaccare un bottone che non sembra particolarmente una persona affidabile. In più, non è il caso di dirlo a chiunque il fatto che si viaggia da soli, quindi magari un pochino di riservatezza in più, è il caso di usarla. In conclusione, è meglio eccedere con la cautela piuttosto che ritrovarsi in situazioni particolarmente spiacevoli. Quarto errore da evitare è quello di non fare lo sforzo di conoscere persone nuove. So che può sembrare in conflitto con quello che vi ho detto prima, ma in ogni caso cercate di capire, cercherò di spiegarmi meglio. Uno degli aspetti più gratificanti del viaggiare da soli è quello che si ha la possibilità di conoscere persone nuove, quindi conoscere le loro storie, da dove vengono, da che prospettiva vedono il mondo. E quindi fare un'esperienza di viaggio unica insieme a queste persone. Quindi, ok, la diffidenza, però fate comunque delle gite insieme, delle gite di gruppo, unitevi a dei gruppi. A me è successo di andare su Fraser Island, eccetera, con dei gruppi magnifici, con alcune persone continuo a sentirmi tutt'oggi, quindi non c'è da avere paura, un pochino di diffidenza sì, ma insomma cercate di aprirvi al mondo e anche un pochino agli estranei che vi sembrano comunque persone affidabili. Quinto errore da evitare è non cogliere le opportunità che vi si mettono davanti e non sfruttare ogni momento utile che avete. Questo perché potreste non tornare più nei posti che state visitando, quindi ogni momento è buono e ogni opportunità è quella giusta per fare esperienze nuove e per arricchirsi e arricchire anche le persone che vi circondano. Quindi non siate timidi, buttatevi e vedrete che avrete delle belle soddisfazioni.
Stesso errore da evitare, forse anche quello più importante, è quello di non avere il coraggio di partire da soli. Sappiate comunque che anche se solo sentite un piccolo desiderio di partire da soli, è come se foste già partiti, quindi nulla vi vieta di provare l'esperienza, un'esperienza nuova magari, ma di cui non dovete assolutamente avere paura. Viaggiare da soli infatti è un'esperienza veramente formativa perché si entra in contatto con se stessi, ci si conosce meglio personalmente e si impara anche a piacersi. Si impara a controllare le proprie emozioni e anche ad ascoltare di più la propria voce che rispetto a quella degli altri. Io con questo ho concluso il video, vi invito ad iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e se volete seguirmi in altri video. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social in modo tale da seguirmi più da vicino. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Se avete qualche consiglio in più per i viaggiatori solitari potete lasciarlo in un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!